Ragazzi bentornati ad una nuova puntata di interviste molinaresche. L'ospite di oggi è brillante, simpatico e profondamente innamorato del calcio e del cinema. È uno speaker romano dal futuro brillante, seppur molto giovane, è già forgiato da un lungo percorso. Ora lieta le mattinate degli ascoltatori di Teleradio Stereo. Signore e signori, diamo un benvenuto a Riccardo Cotumaccio. Ciao Riccardo. Valerio. Eh, eh, ciao a tutti. Come... Non si può. Non allora, si può. Allora, vale, allora facciamola. Eh. 35,5. Siamo. Penso Ci si siamo. possa fare. Si può bene. fare, ah, si okay. può fare. Prego. Allora. Come stai Riccardo? Io una bomba, molto contento di essere qui con te. Di questo te. invito. Che non è, tra l'altro la, non è neanche la prima volta che, ci, che ci, ci confrontiamo. Che ci confrontiamo. La prima volta è avvenuto davanti a un caffè. Adesso allora, mi hai dato la palla al balzo, colgo sì. la palla al balzo e ti domando se vuoi qualcosa. Sì, una birra visto, se è Visto, visto l'orario. Lo Attenzione. Sì, Ena. Ah non c'è non c'ena. Vabbè, comunque un paio di birre se è possibile. Grazie. Ma hai visto i potenti mezzi messi a disposizione? Qui siamo più che efficienti. Guarda, adesso vedrai la magia del, del mondo dello spettacolo, no? Guarda, magicamente avremo solo una birra, però <ride> non c'è problema, non grazie, grazie, mille. grazie. Vado mille. io. Prego, Sono ci mancherebbe, Va. ci mancherebbe. A voi. Riccardo, entriamo a chiacchierare, mettiamo un po' di carne al fuoco, no? Sì. Secondo te, quanto conta la gavetta nel tuo mestiere? La gavetta nel mio mestiere conta, conta tutto perché per fare radio devi abituarti alla quotidianità, quindi automaticamente non puoi entrare a far parte di una trasmissione, di una redazione se non lo hai fatto già a buoni livelli e per tanto tempo in una realtà un pochino più piccola. Quindi la gavetta nel mio caso è stata la web radio eh, dove magari avevo l'occasione di confrontarmi con un pubblico meno ampio e un pochino più paziente anche nei miei termini di crescita perché comunque esordire in un programma radiofonico non è impresa da poco anche quindi immagino ne... a livello di stress no? di vivere Guarda, di a livello vivere... di stress ti dico per me personalmente essendo sempre stata la mia passione la radio più o meno anche se poi da bambino sognavo di fare il giornalista poi qualcosa si è modificato ti dico lo stress non lo senti è che sei alimentato dal grande fuoco della passione quindi la vivi più, come al cioè più che altro come opportunità più che fonte di stress, no? il poter magari avvicinarti al sogno che avevi da bambino, che magari in questo caso è il giornalismo. Però il mondo della radio è un'altra variante: cioè mi piace definirlo in questo modo: non sbagli. Non sbagli, perché eh, il giornalismo fa letteralmente parte del mondo radiofonico, essendo per me la radio informazione e intrattenimento. Quindi il giornalismo mi ha fatto da gavetta pre-radio. Poi ho dovuto fare una gavetta anche all'interno del mondo radiofonico. Quindi la risposta definitiva è la gavetta conta tanto, è che tu devi arrivare al grande salto che hai già, che già annusi, profumi il rapporto quotidiano con gli ascoltatori e sai come trattarli e sai come gestirti tu. Che hai già gli strumenti quindi per poter confrontarti almeno. Più che gli strumenti devi avere il coraggio di capire che ogni giorno c'è eh, una fetta di pubblico, una fetta di persone che all'inizio può variare da, dalle 10 alle 100, poi può diventare dalle 1000 alle 10.000, poi ci si auspica sempre di più, una fetta di pubblico che sceglie di dedicarti un momento della giornata, cioè accende la famosa manopola, che adesso non c'è più, ci sono le applicazioni, per sentire te. Riccardo, ma chi sono le bimbe di Cotumaccio? È un profilo nato poche settimane fa. Mi ha incuriosito, questa cosa te la volevo chiedere, no? <ride> è un profilo è un profilo nato poche eh, settimane fa ed è un profilo fan del sottoscritto. Cioè, addirittura eh, già, comunque avere delle fan non è, se, non è su, da poco. Poi io che sono una persona molto umile, queste cose mi, mi imbarazzano effettivamente. Però ti mette no, a è, disagio. Mi mette un po' a disagio, ma io arrossisco facilmente, però è un un, è un fan. come si chiamano oggi? Fan, fan club. Fan. Come... fan club forse è troppo. Pensa tra un po' con i miei gadget. Eh? Quindi mi immagino la bamboletta, la maglietta. Il fanco pop. Il fanco pop. Io Il tuo fanco pop. Ce l'ho. Eh. Poi ti mando la foto. Va Così bene. Lo mettiamo in post-produzione. Lo mettiamo in post-produzione e lo inseriamo all'interno <ride> dell'intervista. Dell <ride> Molto volentieri. Allora, tornando sempre al concetto dei social, sì. siamo arrivati al momento della domanda Instagram. Quella. Sì. Che è una domanda misteriosa che ti fa il, il popolo del web di cui anche io ignoro il contenuto grazie mille ai, ai, ai. allora 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 vediamo un pochettino ah bella domanda ai, ai, ai come ti vedi tra dieci anni in una grandissima radio nazionale Attenzione, questo è un gesto provocatorio. Questo è un posso, gesto provocatorio. Se posso permettermi, questo è un gesto quasi reazionario. Alla Grande Radio. <ride> è una, in una Grande Radio Nazionale? Sì. Eh, magari un programma che, che ancora oggi risvegli il popolo italiano, che a me piace molto fare, mi è, mi è capitato in, in, diciamo più volte nel corso della mia breve carriera, che comunque non è che sto qua a raccontare degli, degli ultimi 30 anni. Però, nella mia breve carriera radiofonica mi è capitato più volte di avere a che fare con programmi mattutini. Quindi, mi vedo quindi tra come fascia d'orario la mattina? Sì, possibilmente 7-10. Ormai sei abituato a, quel, sono, a quelle tre io, ore che sono bellissime. Se no, io sì, firmerei oggi. In tanti, mi dicono: ma come fai a svegliarti presto. Ragazzi, quando ci si abitua è una eh, svolta. Perché? È una svolta perché tu hai tutta la giornata a disposizione. Eh, ormai l'adrenalina è in corpo della radio perché la radio ti, ti lascia una certo. grande adrenalina e tu puoi gestirti, quindi mi vedo una grande radio nazionale. Eh, con un programma mattutino. A tema? Adesso arrivo al club: proprio. Attualità. Attualità. Attualità, attualità. Cioè che sia un, un, esattamente un morning show. Un okay. morning show in cui ci sono imitazioni, interviste esclusive, ospiti. E Io adesso lancio proprio l'appello se c'è qualcuno... Dove devo guardare? Lì, guardo lì. No, questa qua è la tua. Eccoci. Quindi lanciaci un appello. Eh, al me stesso del futuro? Al sì, sì, al stesso. Riccardo Codomaccio del 2030, giusto? Eh sì, tra dieci anni. Ok. Guarda questo ragazzo che un tempo sognava di avere un programma di carattere nazionale, guardalo e digli ricca, purtroppo non è successo. No, vabbè. Hai avuto una grande speranza, l'hai coltivata, ora ti ritrovi a fare che cosa? A fare l'inviato in Svezia sulla, sulla, sulla pesca. Sulla coltivazione la... dei funghi. Ah, ci sono i funghi in Svezia? Non lo so, mi è venuto Io così. Ho detto, pesca, no, è no, no, la sicuro. pesca del salmone? Beh, andiamo. settoriale? Ti eh. Allora. Riccardo, io so che tu ami molto il cinema sì. e l'astronomia. Uh -huh. Mi piace non puntare il dito. Sarebbe ovvio e banale dire il calcio. Però a me non piace toccare questo quest argomento. Mi piace più approfondire il cinema e l'astronomia. Sono, sono due modi per sognare l'infinito? Secondo te? Che bello! Eh, domanda sì. molto, l'astronomia, sì. E il cinema? Il cinema, secondo me, no. A cosa ti rimanda il cinema? Al, al mio presente, al mio futuro e al mio passato. Cioè il cinema ti rimanda la tua vita. Il cinema è capace di raccontare quello che speri, avvenga anche nel tuo quotidiano, quello che hai vissuto o quello che stai vivendo. Quando è che un film ci, ci emoziona, ci trascina? Il film lo fa quando riesci a, a farti coinvolgere, e quando il film riesce a raccontare un tuo aspetto autobiografico, no? L'astronomia invece ti permette letteralmente di, di guardare verso l'infinito, proprio per, per la sua forma scientifica. Cioè, tu più guardi lontano nel tempo più vai. Scusatemi, nello spazio, più vai indietro nel tempo. Quindi è un, è un aspetto che è meraviglioso. È una magia no? straordinaria. Sono due, sono due, passami il termine, tipi di magia differenti che entrambi chi per un motivo, chi per un altro ti permettono di sognare. Non a caso sono le mie più grandi passioni. Devo dire che sul cinema. Ho più capacità di approfondimento, chiaramente, no, il cinema è più o meno alla portata di tutti, l'astronomia un po' meno, anche se um, leggendo un paio di libri di Stephen Hawking, seguendo un altro Letture famoso... non Beh, proprio semplicissimo, però... invece no, invece sì. i, i libri di Stephen Hawking, da Big Bang a Buginetti che è un capolavoro. Lo consiglio veramente a chiunque. Quindi sono strutturati e scritti in maniera molto. non ti dico semplice, però. fruibile. Fruibili. Ed è il motivo per cui quel libro, tanti anni fa, ebbe uno straordinario successo. Infatti, Stephen Hawking venne eh, premiato più volte anche per la scrittura. E lui vinse la grandissima eh, sfida di far arrivare l'astronomia a tutti su una tematica ancora tremendamente sconosciuta e, e settoriale, approfondire. è molto settoriale. E settoriale, se contiamo la, la fisica quantistica, certo. lì andiamo veramente in un, in in un, un terreno, in un mondo, perdonami, che riescono ad affrontare, e invece lui sui buchi neri di cui recentemente si sono scoperte tantissime cose, Stephen Hogan è già Era un precursore, è stato un precursore a tutti gli effetti, assolutamente. Riccardo tu sei una persona abitudinaria? In parte sì. Lo sono a blocchi nella mia vita, cioè io per un tot periodo devo essere abitudinario. Quindi tu devi fare per un periodo dell'anno tot cose? Sì, ti faccio anche degli esempi. Se vuoi: sì, la magari. colazione a un determinato bar, io con il fatto che mi sveglio molto presto. Tu sei abituato a fare la colazione in un dato bar. Però ogni 6, 8 mesi io devo cambiarlo. Ok. Quindi devo, devo trovare delle, dei nuovi stimoli, anche sì. sul cappuccino. Sei una persona alla ricerca continua di stimoli. Guarda, questo sì, questo sì. Ti dico, per esempio sul lavoro, sì. io amo... Uh, Metterti in gioco? Oltre, sì, mettermi in gioco, accettare sfide, anche a patto di perderle. Meglio quello che stare sempre calmi. Che stare Nella propria comfort sicuro. zone. Sì, la comfort zone deve esserci, ma per un periodo specifico, limitato. limitato. Ci deve essere, un, per quello che mi riguarda, per come sono fatto io, ma credo per, per tutti coloro che sognano di fare un mestiere, eh, deve esserci sempre un'evoluzione a gradi, de degli step che abbiano un intervallo di un biennio, di un, di un triennio, però bisogna sempre cambiare restando nella stessa sfera. Però se tu intendi abitudinario, nel senso del faccio una determinata cosa da 30 anni, non è no. una cosa che faccio da 30 anni. Senti, senti, perdonami, ricollegandomi un attimo alla tua affermazione del bar, ti sì. vorrei far vedere una fotografia e mi piacerebbe commentarla insieme a te. Sì. Su, il, su una tua abitudine, come hai detto, che sì. è questa foto qui, ossia leggere i giornali cartacei, c'è un motivo per cui sei legato alla carta, no? allo sfogliare il giornale, ti rimanda a una realtà, a un vissuto. A cosa è collegato? Da bambino eh, volevo scrivere per un quotidiano, volevo che la mia firma apparisse su una, In calce proprio. Su una pagina, sì, sì. Eh, articolo di Riccardo Cotomaccio. E quando, sai, io sono del 92, Valerio, quindi io ho vissuto l'epoca dei de regali della comunione, il primo, il primo computer e la prima stampante, no, sì. quindi io dopo un anno, insomma, da, da questo regalo ho ricevuto dai miei nonni. Eh, io iniziai a scrivere su Word, Microsoft Word, o Microsoft Word fate voi. Come dicono gli esperti. I bravi, bravi. bravi, gli esperti. I nerd. Eh, iniziai a, a scrivere un mio stesso giornalino, un giornalino sportivo, perché all'epoca. Era l'unico modo, no? Per... Diciamo sì, la, la tematica televisiva più eh, come dire, attraente per un bambino. Preponderante, sì, più attraente, che attirava. Guarda, più che preponderante, la, la più accessibile per un, per un bambino era la, la tematica sportiva, certo. Che fosse anche un'Olimpiade. Eh? Io ricordo seguì con grandissimo interesse le Olimpiadi del 2004, ad Atene. ad Atene. E Io ricordo scrivevo e stampavo questi, questi piccoli giornalini, con la mia Epson, eh, facendo le foto allo schermo della TV con la mia piccola macchina fotografica. Quindi un montaggio... Fai da te. Fai da te esattamente, quindi io da, da lì iniziai a coltivare questa, questa speranza a, al liceo, liceo classico Augusto di Roma io iniziai a, a scrivere per questo giornalino dove poi nel giro di un anno diventai direttore e, bruciato e lì, le tappe proprio in un anno sì, eh sì e lì vedendo la mia firma su, su carta ti detto, sei un po' emozionato cioè, e, e questo emozionato. ti ha rimandato al, al all'amore per i quotidiani soprattutto perché poi eh, dal liceo in poi paradossalmente ho capito che leggere un quotidiano ti dà, anzi leggere più quotidiani, Valerio ti dà l'opportunità di, di crearti veramente una tua opinione confrontando tanti modi diversi di raccontare la realtà. Su un argomento ben determinato. Su un argomento fisso. Senti, mh, mi piacerebbe fare adesso una domanda a Riccardo Conduttore, no? sì. a Riccardo che ha a che fare con le persone, sia sui social che alla radio. Tu come reagisci agli haters? Perché è un aspetto che mi piacerebbe molto approfondire, abbiamo poco tempo, però comunque questa domanda ci tenevo a fartela. Io li amo gli haters. Che è un Io po' un paradosso, no? Ti sentito... Io amo alla follia i miei haters. Io li ritengo, e con questo li ridimensiono, i miei principali sostenitori. Allora, gli haters di oggi sono persone che ti dedicano a tutti gli effetti il loro tempo. Quindi, cercare di, di imbonirli, di sfruttarli, di ridimensionarli, dandogli un'identità che conviene a te, persona Quindi odiata, è l'arma vincente. Parti dal concetto nel bene e nel male, purché se ne parli. Ah, quello sempre, quello sempre. Io sono sempre per il perché se ne parli. Se pubblico una foto in cui non lo so, c'ho un pantalone che non va bene secondo qualcuno, una camicia sbagliata. E c'è l'Haters di turno che, so, che, che ti dice: segnala, Oh, ricca, che stai a fare? Io sono contento. Tu apprezzi perché in realtà in quel momento ti ha dedicato del tempo che avrebbe potuto dedicare a qualcun altro oppure fare altre cose. E ti dico di più, almeno lo dice. Almeno ti dice in, fa, in faccia, ti dice davanti a una tastiera quello che pensa. Io non ho nulla contro gli haters. Eh, anzi, sono almeno due o tre anni. Poi il mio ambiente, l'ambiente in cui Pulola. lavoro negli ultimi, negli ultimi sei anni, parlo dell'ambiente calcistico certo. della radio per cui lavoro, è, una, è veramente una. Un agglomerato di odio che è spaventoso, essendo il calcio una tematica molto importante. Certo. Senti, io so che comunque, la, cioè so, ho avuto modo di ascoltare la tua imitazione del Premier Conte, sì. che credo sia meravigliosa. Visto che siamo quasi ai saluti, io vorrei che tu salutassi sì. il nostro pubblico, facessi un augurio per questo speriamo positivo, positivo, perdona il gioco di parole, però ottimo 2021, questo è l'augurio, come lo farebbe Giuseppe Conte. Mi auguro che il prossimo sia un anno pieno di soddisfazioni per il popolo italiano. Noi a Palazzo Chigi abbiamo provato a fare di tutto per contenere questa seconda ondata. Ci auguriamo che non arrivi una terza, che non arrivi una quarta. In quel caso le affronteremo a suoni di PCM, le affronteremo con il lavoro a lacre dei nostri palazzi, le affronteremo con la buona politica. Questa è la promessa che il Presidente Conte vi fa quest'oggi. Io e Riccardo cogliamo l'occasione per augurarvi un buon, come si dice, un buon proseguimento di serata, come dicono quelli bravi, e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e in compagnia di Riccardo in questa intervista molinaresca. Alla prossima, ciao!